Ancora lotta per il Festival Pucciniano, le iniziative non si fermano. A Viareggio la preoccupazione per il Festival Lirico non si placa. I lavoratori hanno incontrato per circa un'ora in municipio il sindaco Luca Lunardini per sapere come, con l'organizzazione già in grave ritardo, l'amministrazione comunale intenda rimediare all'assenza di budget per programmare il cartellone. La tassa di soggiorno appare ancora come l'ultima, anzi l'unica spiaggia. Entro venerdì, data del prossimo annunciato presidio nel centro città da parte dei lavoratori e dei sindacati, la giunta si impegna a licenziare una delibera di indirizzo che dopo circa un mese porterà all'approvazione in consiglio comunale. Necessario, ma non vincolante per il comune, il tavolo con gli albergatori. L'ipotetico introito della futura tassa per i turisti che alloggeranno nelle strutture ricettive è stimato, nella peggiore delle ipotesi, in almeno 1.200.000 euro. E qui i conti si fanno interessanti. Per arrivare al 1.000.000 e passa di euro che servono al Pucciniano, per quest'anno dalla tassa saranno utilizzati 800.000 euro per il Festival di Torre del Lago e 400.000 per il Carnevale. A Puccini dovranno poi pervenire i 400.000 euro di Stato, Regione e Provincia di Lucca, conti ipotetici e incassi futuri che dovranno essere inseriti nelle previsioni di bilancio e si spera confermati. I lavoratori del festival intanto promettono che la guardia rimarrà alta e in conclusione chiedono anche al direttore artistico Alberto Veronesi di essere più presente. Il suo coinvolgimento in 3 eventi del Bolgheri Melody in estate e la sua assenza in questo momento critico del Pucciniano evidentemente non vanno d'accordo.